Buongiorno, Merhaba. Entrate, prego. Ah, scusate il disordine. Non ho avuto il tempo di sistemare da che sono tornata. Venite da Rodi, giusto? Sì, come lo sapete? Eravamo sulla stessa nave. Sono Ezio Auditore. Sofia Sartor. Ci conosciamo? Adesso sì. Posso dare un'occhiata? Prego. I libri migliori li trovate sul retro. Mi fa piacere incontrare un altro italiano in questo distretto. Stanno quasi tutti nel quartiere veneziano e a Galata. Altrettanto. Pensavo che la guerra fra gli ottomani e Venezia avesse costretto alla fuga quasi tutti. Abitavo qui con i miei genitori quando ero fanciulla. La guerra ci ha allontanato, ma ho sempre saputo che sarei tornata. Trovato qualcosa di vostro interesse? Oh mio Dio, chi ce l'ha messa? Incredibile. Dove conduce? Perché non lo scopriamo? Voi chi siete, messere? Solo l'uomo più interessante della vostra vita. Che presuntuoso. A presto, Sofia. Tornerò tra un momento. Che schifo! Hai idea da quanto stiamo esplorando questa fetida cisterna? Sono qui da qualche settimana. 13 mesi! Da quando il Gran Maestro ha trovato quella maledetta chiave. Ma non ha la più pallida idea di quello che fa. Sa soltanto che sono da qualche parte, in città. È una grande città, questa. Lo so! È quello che ho detto. Tornate ai vostri posti, idioti. Presto troveremo le chiavi. Occhi aperti, eh? E guardate le porte, non i vostri piedi. C'è qualcosa di molto curioso in questo. Accidenti! Presto! Non è. Aspetta un momento. Un altro mercenario slavo.
Sembra essere ben armato, vero? Da che parte? Dannazione! Da che parte? Dannazione! Ci ha seminato! Lì! Lo vedo! Oh, Dione! Si sta sfuggendo! Sono stufo di questo posto. Dico sul serio. Posto in questa lordura. Da non credere. Il Gran Maestro avrà i suoi motivi. E che mi piacerebbe conoscerli. Petros, assicurati che abbiamo abbastanza fiaccole per lo scavo. Sono stufo di brancolare nel buio. C'è qualcosa di letale in lui. Ci sta seminando! Più veloce, ragazzi! Ho visto! Muori! Ah, prendetelo! Forza, Maconi! Più veloci!
Lo stiamo perdendo! Lì! Prendetelo! C'è qualcuno qui sotto con noi. Occhi aperti e mani pronte. Scenario straniero. Quale motivo? Mi è famiglia. Ho visto qualcosa! Dannazione! Lo sto perdendo! Questo è un attacco! Salve Ezio. Eccovi finalmente. Chi avete trovato?
Qualcosa che potrebbe interessarvi. Mio Dio, che meraviglia! E questa è la mia bottega. Osservate i margini. Che strani simboli. E questi sono titoli di libri. Libri rari. Alcuni di questi non si vedono da più di 1000 anni. Niccolò Polo nascose questi libri per la città. Questa mappa dovrebbe dirci dove. Iniziate a intrigarmi, vagamente. A quanto vedo, devo prima trovare questi 3 libri. Potrebbero contenere indizi per localizzare gli altri. Molto curiosa. Un'altra è stata trovata sotto il palazzo Top Capi, ma c'è ancora tempo per raggiungere le altre. Trovata da chi? Uomini che non leggono. Sofia, potete decifrare la mappa e aiutarmi a trovare quei libri? Me li presterete quando avrete finito? Troveremo un accomodamento. Yusuf, salute. Piri mi ha detto che potevo trovarti qui. Hai trovato quello che stavi cercando? Sì, credo di sì. Questa è una delle 5 chiavi di Altair. Uno strano manufatto. Ah, non ho mai visto niente di simile. Dovresti tenerla al sicuro. Nella nostra base, sì. Lo farò. Che cosa ti porta qui? Oggi mi sto coordinando con i nostri alleati. I ladri del bazar, i mercenari vicino all'arsenale e le atingane nel distretto di Costantino. Giornata impegnativa, Yusuf. Lascia che ci parli io con le atingane. Ho avuto qualche contatto con loro in passato. Questo mi leverebbe un peso. Se vai di fretta, puoi spostarti attraverso le nostre gallerie. L'aria là sotto è un tantino stantia. Ma i ratti non sono più grossi di cani. Divertiti. Grazie. Che esibizione curiosa.